Domani il sindaco Sara D'Ambrosio sarà a Roma per discutere di un progetto importantissimo che riguarda la viabilità Alto Pascio. Sì, domani siamo stati convocati, così come tutti i comuni della Piana, i comuni interessati al raddoppio ferroviario, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si deve esprimere rispetto al progetto complessivo. Quindi insieme a Ferrovie, che è poi l'ente che attuatore del progetto, saremo lì per ascoltare quello che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dirà rispetto a questa progettualità complessiva, che per il territorio di Alto Pascio prevede non soltanto il raddoppio ferroviario, ma anche e soprattutto quell'opera infrastrutturale fondamentale che è il sottopasso della ferrovia. Per noi significa ricollegare il centro paese ha una zona che è quella più alta del territorio, che è appunto la frazione di Badia Pozzeveri, che oggi vive per forza di cose una divisione legata a queste barriere del passaggio a livello, ma non è soltanto questo, è anche dare ad Alto Pascio un sistema appunto di viabilità adatto e consono alle condizioni che oggi per forza di cose si sono create. Siamo un punto strategico di collegamento, io lo dico sempre, tra varie province, tra la 11 e la FIPLI, e questo fa sì che ci siano molti investimenti, ma anche diverse problematiche legate al traffico. Bene, questo è uno step. L'altro step è quello del completamento della circonvallazione di Alto Pascio, che va dalla via Bientinese al Turchetto. Questo argomento è un altro di quelli sul tavolo su cui stiamo lavorando.